Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale! Oggi sono tornata con un nuovo video. Come avete letto dal titolo, cosa significa essere rimandate? Quest'anno per me è il primo anno dove sono stata rimandata con ben tre materie. Quindi sì, per chi ancora non avesse capito, sono stata rimandata e sono stata anche promossa. Grazie al cielo, per fortuna, promossa. Quindi, però, meno male. Però, c'è da permettere che qualsiasi persona a cui ho detto sono stata rimandata a settembre, mi ha detto tranquilla, è una stupidaggine, andrà tutto bene, non ti preoccupare. Fino a quando era fine di luglio, io stavo serena come una Pasqua. Avevo già iniziato a studiare, ma stavo serena e tranquilla. Giuro. Agosto, io avevo l'esame, ho avuto l'esame il 29 agosto. Agosto l'ho passato a studiare interamente, tutto il mese a studiare. Brutte giornate, ve lo assicuro, ragazze. Sì, tante persone mi hanno detto stai tranquilla, andrà tutto bene, ma l'unica cosa che mi passava nella testa è che non andava assolutamente bene. Quindi, veramente, il lunedì, io ho avuto l'esame martedì, il lunedì sono stata veramente male, male, malissimo. Allora, il lunedì prima, quindi il 20, vabbè, non lo so, il lunedì prima, no, il 28, la settimana prima, ho avuto una crisi di pianto isterica. Mamma mia, mai avuto in tutta la mia vita. No, non ce la faccio, non posso fare questo esame, di sicuro mi bocciano, non ce la posso fare. Proprio veramente ero senza nessuna forza di volontà di poter riuscire a superare, insomma, questo esame. Niente, niente, ragazzi, vi assicuro che non è stato facile quel giorno. Mia madre mi diceva tranquilla, andrà tutto bene, te l'hanno detto tutti. Ragazzi, quando sei sotto esame, ha voglia di, ma io lo so, ha voglia di dire tranquilla, andrà tutto bene, che tu c'hai soltanto paura. Tutte le persone che ti dicono tranquilla, andrà tutto bene, sono cose che ti entrano e ti escono di qua, perché non puoi pensare che andrà tutto bene. E non potete immaginare quante persone mi hanno detto tranquilla, andrà tutto bene, ma io no, non me ne fregava niente, cioè ho una paura tremenda. Vabbè, questo esame, insomma, l'ho fatto, poi avrete visto anche il vlog, no, mi sa che non l'avete visto ancora, non lo so. Non mi ricordo la programmazione. Sì, avete visto martedì, avete visto video, c'è cioè giovedì, quello l'avete visto martedì. Ecco, l'esame non è stato assolutamente una stupidaggine. Essere rimandata a settembre, ragazzi, non è uno scherzo. In classe mia ci sono state due ragazze che sono state bocciate. A settembre, ovviamente. Non è uno scherzo, ragazze, non è veramente uno scherzo. Tranquilla, andrà tutto bene. Io, se qualcun'altra verrà rimandata, non le dirò tranquilla, andrà tutto bene. È semplice. No, non me la sento, ragazze, perché per come, non per come l'ho vissuta io, per come ho visto, cioè, è stato un esame. Lì sul sito della scuola non c'era scritto esame, ma c'era scritto parlata, chiacchierata, vabbè, insomma. Non c'era scritto esame di riparazione, no. C'era scritto chiacchierata, una parola del genere, insomma, che comunque non sembrava esame. Ma in realtà è stato proprio un esame. Io non voglio farvi durare questo video tanto lungo perché voglio chiudere questa brutta esperienza che non deve mai più riaccadere, perché veramente ho capito che passare 3 mesi a studiare con il caldo di quest'estate, sempre a casa e non puoi andare al mare, vai al mare e ti porti il libro, quello è il libro, a San Marco è il libro. Per non aver fatto niente durante 9 mesi di scuola in cui devi farlo, perché comunque non è che puoi dire vado al mare, inverno, vai. È da veramente stupidi. Tantissime persone sono state rimandate che io conosco, ma pure che ho sentito dire, tantissimissime, però vi assicuro che non parlo più. Non c'è tanto da dire, ragazze. Una cosa importantissima, ho studiato durante 9 mesi di scuola. Quante volte l'ho ripetuto questa frase in quest'estate? 300 volte. E questa sarà la 301ª volta. Studiate durante l'inverno. Datemi retta, non vi peserà. Non sarà poi così tanto difficile. Ma farlo d'estate è 3 volte più superiore. Veramente. Tanto d'inverno, ragazze. Che cosa dovete fare oltre a studiare? Studiare e basta. Quindi, che senso ha non studiare inverno e studiare l'estate? Cioè, una cosa proprio inutile. Cioè, inutile. Ho fatto 9, 3, 12 mesi di studio.
non ripetere. Quindi io mi voglio raccomandare con voi che dovete studiare quest'inverno, datosi che mi sa che qualcuno già la scuola l'ha riniziata, qualcuno la rinizierà domani, qualcuno la rinizierà lunedì, insomma, rinizierà per tutte. Quindi impegnatevi dal primo anno, dal primo giorno di scuola. Al secondo, dal primo, ve lo lascio libero, ma lo dico per voi ragazze, veramente, lo dico solo per voi, per farvi passare un'estate in serenamente, tranquillamente, con la mente libera, perché lo so io che quando andavo a fare la spesa, cioè, una cosa stupidissima, andavo a fare la spesa, io avevo un'ansia, ho qua nel cuore, tremenda, sono andata a fare la spesa martedì dopo l'esame, ero lì, cioè proprio, mi sentivo libera, non potete capire la sensazione, quindi cosa dovete fare? Aspettate. Studiare durante l'inverno, però mi pare che l'avete capito, mi pare che l'avete capito. Quindi, studiate durante l'inverno, che sicuramente è meglio, vi peserà di meno. E come ho detto nel video di ieri, godetevi qualsiasi anno che state frequentando. Alla prossima, ciao ragazze!